Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati su Spunti di Riflessione. Benvenuto, lo dico per la prima volta essendo mio ospite, a Galileo Ferraresi. Ciao Galileo, grazie per essere qui. Grazie Ciao Paolo, grazie di avermi invitato. a Ciao a te. tutti quelli sono presenti. E speriamo che aumentino sempre di più. Io mi faccio anche un po' di pubblicità, ricordatevi di condividere i video, di mettere i like, di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, tutte operazioni che non costano assolutamente niente. Il canale è e resta totalmente gratuito e assolutamente demonetizzato. Allora, Galileo è un autore, io lo dico già in premessa, molto molto prolifico, direi, nel senso che tu libri ne hai scritti, ne hai pubblicati tanti su svariati argomenti. Quindi io ti chiederei in primissima battuta così di parlarci un attimino di tutto quello che fai, ed è parecchia roba, aggiungo io. E poi ci concentreremo sul libro a cui ci dedicheremo oggi, precisando che Galileo tornerà gentilmente anche in altre occasioni, perché in altre occasioni parleremo anche di altri libri che tu hai scritto, naturalmente. Per oggi, diciamo, andando per ordine, seguiremo, come dire, uno degli argomenti più gettonati dell'estate, che oggi sembra un po' passato nel dimenticatoio. Parleremo anche di questo. Dai, cominciamo con questa tua piccola introduzione. Allora, sì, io ho scritto un po' di libri anche perché ho una veneranda età ormai, quindi mi sono permesso il lusso di scrivere qualche libro. Ho scritto dei libri, il primo libro che ho scritto è stato sul trekking in Nepal, perché all'epoca facevo la guida alpina Che bello. in Nepal, sull'Himalaya. Poi ho scritto un libro che era praticamente la mia tesi di laurea sulla prostituzione, che è uscito un libro intitolato Porca puttana. Ecco, so bene che si mette a ridere. E poi ho scritto dei libri di navigazione astronomica, dei manuali su come effettuare la navigazione astronomica, cioè senza GPS, senza navigare con i vecchi sistemi, insomma, col sestante e così via. Poi ho scritto un paio di libri di storia delle navigazioni, delle antiche navigazioni. Uno sulle navigazioni degli antichi popoli del Mediterraneo, un altro invece sulle navigazioni medievali, che sono due argomenti che sono totalmente sconosciuti, cioè esiste una bibliografia non scarsa, scarsissima proprio su questi argomenti. Nel secondo, tra l'altro, cioè, sia nel primo che nel secondo, ad esempio, dimostro come Cristoforo, tanto per dirne una, come Cristoforo Colombo sia stato l'ultimo ad arrivare nelle Americhe. Cioè, come nelle Americhe ci siano arrivati tutti, ma quando dico tutti intendo proprio tutti, tutti, anche Colombo è andato in America prima di Colombo. Ecco, Pensate. tant'è vero che lui dai reali di Spagna fa un contratto per cui si fa pagare per il viaggio che sta per intraprendere e per il viaggio che ha già intrapreso anni prima. Quindi proprio sta scritto che lui c'era già andato. Comunque questo è un altro argomento, penso che non sia quello di stasera, cioè di quest'oggi. Come dicevo, questa è una brevissima carrellata iniziale, perché d'altro, a parte quello di oggi che sicuramente mi interessa tantissimo, o meglio, abbiamo scelto come, diciamo, step iniziale, ma ripeto, ce ne sono tanti di argomenti, solo che siccome, ecco, concentrarli tutti in un unico video, secondo me sarebbe sbagliato, perché rischieremo di fare una specie di cosa di troppo rapida, troppo veloce. Ogni singolo argomento merita un approfondimento a parte, e quindi per evitare che il video esca troppo lungo, semplicemente si opera, diciamo, Troppo, questo troppa criterio. sopra. Esatto, meglio non Esatto. mettere troppa carne al fuoco in una volta sola. Io ho detto una cosa in premessa, che l'argomento di cui ci occuperemo questa sera con Galileo è stato uno degli argomenti più gettonati durante il periodo estivo. Tra l'altro, sul canale vorrei ricordare che trovate anche un paio di video che io ho fatto con l'amico Alfio Giuffrida, che ricordo è un ex meteorologo dell'Aeronautica Militare. Ci riferiamo al periodo in cui quest'estate ci dicevano che eravamo, diciamo, nel periodo più caldo, non so, degli ultimi, adesso non mi ricordo se degli ultimi secoli, degli ultimi millenni, dell'ultimo decennio, comunque so, ne hanno dette tante. Poi, tra l'altro, era uscito un video spassosissimo dal mio punto di vista, ma efficacissimo, di Massimo Mazzucco, che aveva semplicemente come sua arte messo insieme tutta una serie di notiziari anche di varie nazionalità, in cui praticamente veniva fuori che ogni singolo notiziario, che fosse quello indiano, che fosse quello britannico, che fosse quello di altre nazionalità, tutti quanti dicevano che era l'estate più calda, che non c'era mai stato periodo più caldo, che il periodo più caldo era quello che interessava a loro, che magari era nel 2016, cioè alla fine, detto che rettondo, ecco, tu hai usato un termine prima, aveva sputtanato un po' di
diciamo di narrazioni quantomeno discutibili, perché va dimostrato con i fatti che venivano presentate. Ecco, quindi il libro di cui parleremo questa sera, che poi tra l'altro è uno dei tuoi più recenti, una delle tue più recenti pubblicazioni, si intitola La paura del clima. È un libro che è uscito Esatto, nel esatto. 2022 in questo caso. Ecco, io sembra profetico, nel senso che rispetto a quello che è successo nel 2023, alcuni, diciamo, alcune parti sono sicuramente un po' anticipano quella che è stata la narrazione estiva. Io leggo soltanto alcuni pezzi dalla quarta di copertina, poi ti cedo la parola. Questo libro non parla solo del clima ed è riservato a chi è curioso, a chi è confuso, perplesso, a chi non ha solo certezze, a chi intuisce che non tutto è come da narrazione ufficiale, a chi non sopporta più di vivere con l'ansia dei cambiamenti climatici. Ci sono dati, informazioni e la certezza di un futuro non catastrofico. Guarda, bastano queste poche righe un po' per introdurre l'argomento, nel senso che anche se tutti oggi immagino che l'avranno dimenticato, così come si sono già dimenticati dell'Ucraina nell'arco di una settimana, come si sono dimenticati prima della pandemia, fino a, che era un'ossessione fino al giorno prima, l'elenco sarebbe troppo lungo, direi. Però quest'estate, diciamo, ci venivano presentati, ecco, tutti gli scenari che tu descrivi in queste poche righe. Quindi il catastrofismo, che finiremo tutti arrosto ancora un po', non so Certo. cosa tutto si sono inventati. Ecco, oggi non se ne parla più semplicemente perché alla fine questo gran caldo, che per carità c'è stato e nessuno lo nega, però alla fine non è durato neanche più di tanto. Io mi ricordo l'estate, per dire, del 2003, che fu molto più pesante, molto più lunga da sopportare come temperature, come umidità e quant'altro. Però ecco, a me sorprende sempre, e anche su questo ovviamente mi piacerebbe ascoltare una tua opinione, il fatto che in questo paese tutto quello che è tragedia, catastrofismo, un caso di Stato il giorno prima, il giorno dopo, non se lo ricorda più nessuno, perché è un dato di fatto ormai, cioè tutti questi fatti che io ho messo in sequela lo dimostrano apertamente. Ecco, ti ascolto Come su mai? queste riflessioni. A te la Come parola. mai? Come Chissà. mai? Allora, molto semplicemente possiamo dire che dal punto di vista della comunicazione, io fra i tanti difetti ho anche quello di essere stato iscritto per un 20 e passa anni all'ordine dei giornalisti, no? E quindi, allora, la comunicazione si basa su un principio molto semplice, che deve stupire e, se possibile, terrorizzare. Perché? Perché le notizie che terrorizzano si ricordano. Perché un popolo, perché, e questo dal punto di vista proprio di comunicazione e di vendita dei giornali, seconda cosa è che una popolazione terrorizzata è più ubbidiente. I greggi delle pecore vengono terrorizzati dai cani che abbaiano, e per quello che ubbidiscono. Così succede per la comunicazione degli esseri umani. Cioè i giornali, i giornalisti sono le pecore dei pastori che terrorizzano la I cani popolazione. dei pastori. I cani dei pastori, scusa, i cani dei pastori che devono terrorizzare, perché questa è la loro funzione. Prova a guardare, no, una volta si diceva che non c'era informazione, che in Italia non c'era informazione, che l'informazione era scarsa. Adesso abbiamo troppa informazione. Nel senso che se tu guardi un telegiornale, dopo mezz'ora di telegiornale, il telegiornale finisce e tu cosa ti ricordi? Niente. Al massimo ti ricordi l'ultima notizia. Ma del resto non ti ricordi più niente, però ti è rimasta l'ansia del telegiornale, perché è questo quello che devono fare i telegiornali, cioè creare ansia, ansia e terrore. E il clima è la stessa cosa. Il clima, la funzione del clima, delle trasmissioni che parlano del clima è spargere terrorismo climatico. Ma in Italia nel codice penale c'è il reato di terrorismo. Questo ce lo siamo scordati, cioè i giornali e i telegiornali non fanno altro che spargere terrorismo, di compiere un reato, che è un reato sancito dal codice penale. Ecco, questo è una cosa gravissima, perché è proprio per lo stesso, per quello che dicevamo prima, cioè le persone devono essere disorientate e ubbidienti. Questo fa il terrorismo. Poi perché viene usato il clima? Ti faccio un esempio, adesso non so se riesco a trovare le copertine, poi tantomeno so come si possa fare per trasmetterle, fatele vedere. Nel libro comunque ci sono, tu C'è sai come si l'opzione, fa? condividi schermo se vuoi utilizzarla, visto che utilizziamo questo applicativo, c'è questa opzione, ma non ti preoccupare nel caso. Condividi questo? Aspetta, mi stai insegnando?
La via con divisione, sì. Ok, e ci siamo. Aspetta che Vedi io questa? mi escludo un attimino come video, così si vede direttamente. Certo, infatti vedo tutte le copertine della rivista Allora, Time. esatto, qui ci sono quattro copertine della rivista Time, sono del 73, del 77, del 77, ancora del 79, e si parlava solo di raffreddamento climatico, cioè da un giorno all'altro doveva venire il grande gelo, la nuova era glaciale. Stiamo parlando degli anni 70. Bene. Quelle sotto sono dall'87, 2001, 2006, 2007. L'argomento è cambiato completamente. Si parla del riscaldamento, il grande riscaldamento. Cioè dall'epoca col congelamento, con tutto congelato perché c'è una nuova glaciazione, siamo arrivati al riscaldamento totale e moriamo bolliti. Cioè questo è quello che ha fatto la comunicazione, no? Questo Esatto. ha due motivi. Tutto questo ha due motivi. Allora. Uno, come ti dicevo, è quello di tenere la popolazione, le persone terrorizzate. Il 77, il 76, cioè gli anni 70. Poi succede una cosa, se vuoi ti faccio nel libro parlo di questo, di come è nata la storia della CO2, ecco, perché tutto alla fine finisce sul problema della CO2, no? Il riscaldamento. Allora, dobbiamo andare un pochino indietro nel tempo, a quando c'era la Margaret Thatcher, primo ministro dell'Inghilterra, no? La Margaret Thatcher fa una politica in cui praticamente vuole lasciare, che è la politica neoliberista, no? E vuole fare una battaglia contro i minatori, perché non vuole più che l'Inghilterra produca, cioè l'Inghilterra era una nazione che produceva, che aveva industrie, produceva ferro, acciaio, carbone, produceva automobili. La Thatcher invece dice che tutto deve cambiare. E allora che cosa fa? Fa una gran battaglia per calare gli stipendi dei minatori. I minatori rispondono con uno sciopero. Perché rispondono con uno sciopero? Perché il fratello del leader dei minatori è un meteorologo. E questo meteorologo ha scoperto che nell'inverno che stava per cominciare sarebbe stato molto freddo. Allora la politica dei minatori è stata: siccome verrà molto freddo, noi facciamo lo sciopero d'inverno. Smettiamo di produrre carbone, all'epoca l'Inghilterra si scaldava col carbone, smettiamo di produrre carbone, lasciamo gli inglesi al freddo e vedrai che tutti ci appoggiano contro la Thatcher. Fu vincente. Tutto questo Esatto. era vincente. Cioè, quando il governo Thatcher stava per crollare, salta fuori il genio dalla lampada che è un generale Gualtieri, il generale Gualtieri, che all'epoca era al potere in Argentina, va bene, che alle 10 di sera si affaccia al balcone della Casa Rosata, cioè del palazzo del governo a Buenos Aires, ubriaco perso, e comincia a urlare: Las Malvinas son Argentinas, vamos a conquerir las Malvinas! Ecco, e così ha cominciato la battaglia del Falkland, la guerra del Falkland. Quando c'è una guerra, quando c'è un nemico all'esterno, tutti si uniscono al governo. Quello che succede, ad esempio, in parte anche, cioè, è successo in Ucraina, tanto per fare un esempio, no? Come sta Ecco, succedendo in Israele, fin come quando dura, succede in tra l'altro. Israele, certo. Sì, ecco. E quindi che cosa succede? Che tutto smette, lo sciopero smette perché tutti devono lavorare per il bene della nazione, no? Quindi non ci sono più le dispute fra il governo e i lavoratori. Finisce che la guerra viene vinta dagli inglesi. La Thatcher è contenta di tutto questo, vinta la guerra, che cosa fa? Va all'università e dice: mi dovete trovare un motivo per cui devono smettere sti minatori di estrarre carbone. E l'università resta lì così e dicono: beh, il carbone è la CO2, la CO2. Ecco, perfetto, la CO2 sarà il nostro nuovo nemico. E con la scusa della CO2 che produceva inquinamento, se la sono inventata lì, nel giro di 5 minuti, con la scusa che la CO2 produceva inquinamento, i minatori sono stati tagliati fuori perché la causa dell'inquinamento era la CO2 prodotta dal carbone dei minatori. E da allora ci tiriamo dietro la palla della CO2. Così è nata Sai la favola della CO2. cosa mi ricorda questo particolare storico che sinceramente io non conoscevo, ma è estremamente interessante. Qualcosa di cui forse parleremo la prossima volta, quando parleremo di debiti e parleremo
immagino anche di come è nato quel famoso, famigerato, dipende dai punti di vista, parametro del 3% debito PIL o 60%, adesso non mi ricordo, che sembra, guarda, veramente, e che purtroppo sono cose vere, perché se stessimo parlando, questo è un canale che è nato per parlare anche di narrativa, no? Inizialmente, se stessimo parlando di un romanzo, di una spy story, di un libro di fantapolitica, di narrativa in generale, sarebbero tutte cose molto, direi, interessanti, anche capaci di attirare l'attenzione del potenziale lettore. Invece il problema è che qui stiamo parlando di cose vere, magari fossero una opera di fantasia, cioè sono opera di fantasia di chi le ha create queste cose, ecco, mettiamola Ah, così, ma poi vengono il 3 applicate per nella 1000 è realtà. stata un'operazione geniale, è stata un'operazione geniale. Aveva vinto le elezioni, aveva promesso di spendere e spandere per l'economia francese e alla fine un ragazzino salta su, che di 27 anni se ricordo bene, no? Appena laureato, dice ma non, ce la, cioè, non possiamo spendere tutti questi soldi, non ce li abbiamo. E allora cosa facciamo? Inventiamoci che non possiamo spendere più del 3% del PIL, l'hanno inventato lì. E da allora è un parametro prima della Francia e poi dell'Unione Europea. Non ha fondamento matematico questo, non ha fondamento da nessuna parte. Se la sono inventata lì perché non potevano più reggere quello che erano state le promesse elettorali. Basta, tutto qui. Pensate, ne parleremo la prossima volta quando parleremo di un altro tuo interessantissimo libro che rimette a noi i nostri debiti, che tra l'altro, no, diciamo, nonostante il titolo, non ha a che fare con la religione, ma in questo caso direi più con la contabilità pubblica in particolare. Però ecco, io su questo sono curioso di ascoltare ugualmente una tua opinione, una tua riflessione. Non mi sembra, ad onor del vero. Ah, ti volevo chiedere se vuoi interrompere la condivisione oppure se naturalmente hai altri documenti, altre immagini da mostrare, fai pure, ci mancherebbe altro. Sì, sentiti, tanto adesso il meccanismo l'hai capito, quindi puoi procedere tranquillamente se hai anche altro da mostrare, anzi ne approfittiamo perché magari può rendere anche più interessante la nostra chiacchierata. Ecco, diciamo, la sensazione che ho avuto io è che questa, diciamo, storia del clima, anche della questione della CO2, cambiamento climatico, penso anche a tutta la buttata sull'auto elettrica e quant'altro, non sia stata capace di fare questa grande presa sulla opinione pubblica. Se, come anche tu sicuramente avrai visto, circolata nel mondo dell'informazione alternativa, quella famosa registrazione, anzi videoregistrazione di una, non so se ricordo se era un convegno, un dibattito in seno al mitologico World Economic Forum, dove anche le persone che parlavano lì ammettevano in sostanza che la narrazione sui, adesso sto un po' parafrasando, però in sostanza ammettevano che la narrazione sul cosiddetto cambiamento climatico non sembrava aver fatto tutta questa presa sull'opinione pubblica. Come la diremmo noi in soldoni, molta gente non se l'è bevuta sta storia. Sarà che dopo che, so, diciamo che dando retta a quel famoso vecchio detto che diceva puoi fregare tutti per poco tempo o puoi fregare qualcuno per sempre, ma non puoi fregare tutti per sempre, meno male, aggiungo io. Quindi probabilmente loro stessi si stanno rendendo conto che questa narrazione non attacca più di tanto. Io all'epoca, parlando con un'altra amica sempre sul canale, eravamo ancora in piena estate, c'era caldo, preciso, le feci questa battuta, mi sembra fosse Giorgia Audiello, se non mi ricordo male, le feci, Giorgia, ti regalo uno scoop col quale puoi fare un articolo del premio Pulitzer, quando arriverà l'inverno ci sarà freddo, pensa a te. Ecco, secondo te la gente, che stavamo scherzando tra amici, sia chiaro, però era per sottolineare che, come dire, sa, certe narrazioni a lungo andare perdono anche ogni tipo di credibilità e so, mi meraviglio anche di chi prova a portarle avanti. Vabbè, ci vuole anche, diciamo, grande prova di resistenza da questo punto di vista, mettiamola così. Però ecco, secondo te non può essere anche un segnale positivo il fatto che la gente, come dire, tutte queste cose alla fine sembri non crederci più di tanto? Perché io parlo anche con tante persone comuni, non con persone che si occupano di informazione, che semplicemente per dire si guardano un telegiornale, quello che ti pare a te, e dicono, so, vabbè, lasciamo perdere le brutte parole che siamo in video, però, so, come dire, hanno un po' rotto qualcosa con tutte queste storie, ma chi ci crede più? Ecco, lasciamo perdere le Esattamente. parolacce, che non è il caso.
Esattamente. Allora, la signora che ha detto che non se la bevono più, la storia del cambiamento climatico non se la bevono più, ecco, ha anche aggiunto un'altra cosa, ha aggiunto, e adesso allora cominceremo con l'acqua. Cioè il nuovo titolo sarà l'acqua, non c'è più acqua. Non c'è più acqua. E perché dice con l'acqua? Perché il clima è una cosa difficile da capire. Invece l'acqua la capisce anche un bambino, ha sempre detto la, tra virgolette, signora. Sì. E ora, mi scappa di dire subito una cosa che forse pochi sanno. L'Italia è la nazione al mondo con più acqua pro capite. Cioè l'Italia, nonostante in Italia dal 60-70% delle tubature degli acquedotti perda, quindi nonostante ci sia una perdita enorme d'acqua, gli italiani sono la popolazione che ha più litri d'acqua a disposizione a testa al mondo. Cioè siamo la nazione, la sprechiamo, andiamo al cesso, tiriamo, facciamo la pipì, tiriamo l'acqua e vanno via 25 litri d'acqua. Va bene? Noi siamo questi, ma noi quindi siamo, non esiste il problema dell'acqua in Italia, in questo senso. Esiste sì scarsità d'acqua per alcune cose, ma esiste scarsità d'acqua soprattutto per il tipo di coltivazione che viene fatta. Ti faccio un esempio. Una volta si coltiva, le coltivazioni erano di un certo tipo, per cui l'acqua praticamente non serviva. Ad esempio la canapa è una coltivazione che non richiede acqua. La canapa cresce benissimo in qualsiasi condizione climatica. Se invece della canapa coltiviamo il cotone ha bisogno di sostanze chimiche per concimare, ha bisogno di sostanze chimiche per diserbare, ha bisogno di tantissima acqua per poi essere lavorato. La canapa invece per la lavorazione richiede pochissima acqua. La carta, stessa cosa. Una volta si usava la canapa per fare la carta. Le Bibbie erano scritte con sulla carta di canapa. E la dichiarazione degli Stati Uniti è scritta che ti sei bloccato. Abbiamo avuto, chiedo scusa, un problema tecnico, parlavamo di canapa, prego Galileo. Molto semplicemente, se invece del cotone che si usa normalmente, il boom dell'uso del cotone comincia negli anni 20, comincia un secolo fa, prima il cotone non era usato come si usa adesso. Una volta si usava la canapa era la pianta che aveva accompagnato lo sviluppo dell'umanità per migliaia di anni. E tutto era fatto con la canapa, o quasi, e la canapa è una pianta che richiede pochissima acqua. Se invece del cotone si usasse la canapa, ci sarebbe un consumo minimo di acqua. Se l'agricoltura invece di usare fertilizzanti che richiedono acqua e sostanze chimiche che richiedono sempre acqua, fosse un'agricoltura un pochino più umana, un pochino più biologica, il consumo dell'acqua sarebbe minimo. Ma tutto questo va contro l'industria, soprattutto l'industria chimica. Questo è il problema. La canapa... Voglio dire che una volta si usava la canapa per fare altri tessuti, si facevano i cordami di canapa, ma si facevano anche la carta fatta con la canapa è molto più resistente della carta fatta con il legno. La carta fatta con il legno richiede un qualcosa come 50 e passa litri d'acqua per fare un chilo di carta, e quindi un consumo enorme di carta. La canapa invece il consumo di acqua è minimo. Questa è una lancia che io mi gioco a favore della canapa, che è una pianta che praticamente è stata messa fuori legge, cioè non esiste al mondo una pianta messa fuori legge, tranne che si parli della canapa. Cioè vai in giro, un oleandro è una pianta che se prendi una foglia e la mangi muori avvelenato praticamente. Ci sono tante piante che sono velenose, anche di uso domestico, ma sono pericolose o sono velenose o sono tossiche, ma non sono fuori legge. La canapa è fuori legge. Perché? Perché è una pianta che con i suoi prodotti dà fastidio all'industria chimica. Questo è il problema. Scusa lo sfogo. No, no, hai fatto benissimo, anche perché mi fornisce un fantastico assist per ricordare, a proposito di tecniche di manipolazione, perché tanto di quello stiamo parlando alla fine della fiera, ricordo che c'è un video sempre sul canale fatto con la bravissima Enrica Perucchietti dove
abbiamo parlato in modo molto diffuso dell'argomento, in particolare la manipolazione attraverso il sistema dei media, naturalmente. Cioè, purtroppo, ecco, quello che secondo me non viene percepito, anche se continuo a dire, sono un po' ottimista ultimamente, visto anche quello che sento dire in giro, per esempio, sul discorso clima, auto elettriche, case green, eccetera, eccetera, eccetera. Nel senso che la gente è un po', diciamo, come dire, ormai le è cresciuto il pelo sullo stomaco, diciamo così. Però ecco, forse quello che manca ancora, a mio avviso, è la percezione che quella che è la narrazione che viene presentata, innanzitutto bisognerebbe chiedersi da chi arrivi quel tipo di narrazione. Bisognerebbe interrogarsi, cose che sono tranquillamente scopribili attraverso il web, basta una googolata e lo trovi. Per esempio, chiedersi: ma chi c'è dietro la fondazione, la testata, il direttore, direttrice di quella determinata fonte di informazioni? Sono informazioni che si ricavano facilmente e già, diciamo, facendo questo si può, sa, quantomeno maturare qualche indizio, poi ognuno per carità le proprie idee, giustamente, però come dire, quando la narrazione arriva, ecco, nel caso di specie, ipotizziamo, adesso stiamo parlando di un caso ipotetico, non di realtà, ben inteso, che a fare uno studio sulla carta e sulla canapa fosse l'azienda chimica che ha tutto l'interesse, faccio per dire, a produrre in un modo piuttosto che in un altro. Il sospetto sarebbe quantomeno legittimo, e come sempre parlo di caso ipotetico, sia ben chiaro, se la garanzia sulla sicurezza di un determinato prodotto farmaceutico arrivasse da una fondazione che è finanziata da chi quel prodotto farmaceutico lo produce, scusate il tautologia, quantomeno sarebbe legittimo a quel punto sollevare un minimo di dubbio, come chi prendeva per buono, e ce ne sono stati tanti purtroppo in quest'ultimo anno e mezzo in particolare, tutte le informazioni sulla guerra in corso in Ucraina, magari prendendo per buona soltanto la narrazione di una delle due parti in conflitto. Propaganda ce n'è sicuramente, ce n'è ancora da ambo le parti, questo nessuno lo mette in discussione. Però ecco, prendere per oro colato solo la propaganda di una parte, a quel punto ecco, tanto valeva leggersi durante faccio per dire, il regime fascista i giornali italiani, quando ti parlavano di guerra, che ti dicevano che l'Italia stava vincendo, che tutto stava andando bene, quando le cose, insomma, andavano decisamente in modo diverso. Forse un po' di iniezione di realtà e di senso pratico farebbe bene a tante persone per interrogarsi sul, ripeto, sulle informazioni che gli arrivano e anche sul tipo di narrazione, perché già il fatto che improvvisamente dalla mattina alla sera è successo con la pandemia, sta succedendo con l'Ucraina, succederà anche col conflitto in Medio Oriente, tanto inutile che ci prendiamo in giro, che improvvisamente dalla mattina alla sera quello che sembra un fatto apocalittico di cui tutti devono occuparsi, dalla mattina alla sera sparisce per fare posto a qualcos'altro, io magari qualche dubbietto me lo farei venire, mettiamola così. Poi non so come la vedi tu. Ma figurati, vado a memoria, Paolo, vado a memoria. Correva Anch'io l'anno, sto se andando ricordo a memoria. bene. Come? Anch'io sto andando a memoria, cioè sto citando cose, ma vado proprio a memoria, sa. Sulla comunicazione nel mondo, ecco, come va, come funziona. Allora, se ricordo bene, era il 1959 e si teneva a New York la riunione dell'Associazione Nazionale dei Direttori di Giornali. E il presidente di questa associazione comincia il suo discorso e dice: io so benissimo perché voi tutti siete qua e voi tutti sapete perché voi siete qua e perché io sono qua, perché nessuno di noi ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, dire la verità. Tutti noi abbiamo sempre detto quello che voleva la proprietà del nostro giornale, è per quello che noi siamo qua e ci pagano. L'anno dopo, a quella riunione, lui non era più il direttore, ma non era neanche più giornalista, non scriveva neanche più per i giornali. Diciamo Questo che perché? non aveva la fortuna che oggi, che ne so, un Tucker Carlson, dico il primo nome che mi viene in mente, di un Seymour Hersh, di potersi creare in autonomia i loro blog, i loro canali sui social, fino a quando non glieli lasciano, e poter magari così, diciamo anche tra l'altro, mi permetto di dire, raggiungere picchi di ascolto forse perfino superiori a quelli che avevano quando lavoravano nelle loro testate tradizionali, ecco. Sì, io penso che in tutto questo ci sia un po' di taoismo, no? Cioè che non tutto è bene e non tutto è male.
con tutto quello che possiamo dire di male della comunicazione digitale, di internet e così via, comunque c'è anche qualcosa di bene. Cioè, questo tipo di comunicazione 20 anni fa non esisteva, Paolo, facciamo presto a farci i conti, no? Ecco, se non ci fosse stata la cosiddetta pandemia, un sacco di persone non si sarebbe dato una scrollata e non avrebbe forse un po' cominciato a pensare con la sua testa, avrebbe continuato a usare la testa solo per tenere separate le orecchie, giusto? Invece qualcosa si è mosso, qualcosa ha cambiato. Quindi è vero che sono crollate delle amicizie decennali, è vero che ci sono state delle crisi all'interno delle famiglie, è vero che è successo di tutto, però è anche successo che qualcheduno si è svegliato, che qualcheduno ha aperto gli occhi su una realtà che esisteva ma che non vedeva o non voleva vedere. Questo è il problema. Io, guarda, ti dico una cosa. Io mi sto occupando per un articolo che poi, bello tosto, che dovrà essere elaborato, prima di essere mandato in pubblicazione, della questione che, diciamo, in Italia fa un po' discutere, mettiamola così, l'esistenza di una presunta lobby ebraica negli Stati Uniti d'America. Allora, quando tu affronti questi argomenti, ovviamente, cosa succede? È come il discorso del clima, no? Tanto da quello partiamo, ma tanto alla fine la solfa è sempre la stessa. Cioè, quando tu affronti un argomento uscendo un attimino da quelli che sono i binari che vengono tracciati, automaticamente scattano le etichette, ormai lo sappiamo. Se sei contro certe cose diventi Novax, se sei contro certe altre cose diventi Notav, se sei contro una certa narrazione della guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Tanto qui, ecco, se critichi lo stato di Israele, per fare un esempio, o meglio ancora, mi correggo, la dirigenza politica dello Stato di Israele, che sono due cose molto diverse, così come Hamas e il popolo palestinese sono due cose diverse, chissà che non entri in testa qualcuno ascoltando queste parole, automaticamente diventi, ecco, qual è la... antisemita, certo. Cioè, le persone che ti rispondono in questo modo, ma ci puoi discutere? Cioè, a un certo punto, figli miei, allora, probabilmente voi non sapete neanche l'antisemitismo che cos'è, io l'ho studiato e lo so, se volete leggetevi l'articolo mio dove se ne parla diffusamente, poi ne riparliamo, e poi allo stesso tempo, cioè, ti inventi queste etichette che non hanno nulla a che vedere con la realtà, perché lì stai criticando un certo tipo di linea politica. Cioè, è possibile che anche queste sottigliezze non vengano colte? Perché la gente, come diceva Alberto Contri, che è stato diverse volte mio ospite, quando vuole l'informazione cosa fa? Legge la strisciolina che passa magari sul telefonino, sulla cosa, credendo in questo modo di avere una contezza dei fatti. Cioè, immaginare che esistano certe cose non significa pensare al complotto degli incappucciati che si riuniscono in una stanza buia con la candela accesa a tramare contro il mondo intero. Significa magari esaminare tutta una serie di cose e di circostanze che, alla fine, se guardiamo bene, ritroviamo in ogni periodo storico, solo che Mario oggi se ne parla, ecco, forse quella è la differenza. Non so come la vedi tu su questo punto. Allora, guarda, sul fatto che si mettono le etichette, sfondi una porta aperta, cioè, anzi una porta che non esiste neppure. Bene. Quello che da un certo punto mi dà fastidio è che non si analizzino neppure le etichette. Bene. Faccio un esempio. Complottista. Complottista, ah, la mia preferita. Un dizionario italiano. Complottista è chi crea, organizza, crea, attua un complotto. Non chi studia se c'è stato un complotto. Complottista è chi produce il complotto. Complottista con caratteri negativi e con una visione completamente stravolta è un termine che viene inventato a metà degli anni 60, quando, dopo il rapporto Warren, che diceva che John Fitzgerald Kennedy era stato ucciso da un proiettile solo che aveva fatto 74 giri di giri e così l'aveva ammazzato, va bene? Chi era contrario a questa tesi, va bene? Si comincia a chiamare questa persona complottista, cioè perché pensa che ci sia stato un complotto. E da allora tutto quello che viene detto contro un governo viene etichettato come complottista. Tutto quello che può dare fastidio a un certo gruppo di persone di potere è complottismo. Allora, ripeto, il complottista non è chi scopre che c'è stato un complotto, ma chi lo ha attuato. Se ci facciamo fregare il vocabolario, ci resta ben poco, ragazzi.
Cioè, se ci facciamo fregare su queste cose, è la base della conoscenza, l'uso di un vocabolario comune. Se usiamo un vocabolario che è diverso già fra chi parla e chi ascolta, non capiremo più niente, non avremo più nessun tipo di comunicazione fra di noi. Questo è una cosa, ad esempio, che... Beh, se ci pensi, sta già avvenendo questo, perché già in questi giorni nuovamente c'è una fortissima polarizzazione tra chi, riguardo il discorso Medio Oriente, ovviamente, tra chi sostiene una certa versione di fatti e chi ne sostiene un'altra, senza capire che non c'è tanto un nero o un bianco, ma c'è una situazione di grigio che va esaminata in un modo un po' più attento. Solo che, ecco, se uno vuole, il problema di grosso, secondo me, è che se uno vuole avere l'informazione immediata, è difficile, perché cioè, ogni singolo fatto, ogni singolo argomento è una questione di una grande complessità, solo che si pensa di poterla liquidare in uno sketch di 5 minuti, oppure facendo la gazzarra che purtroppo vedo, cioè mi dicono esserci in certi programmi televisivi, perché io mi rifiuto di guardarle, ma io ho amici che vanno in televisione, io gli dico: guarda, non offenderti, ma io non lo guardo, perché io mi rifiuto di guardare questa roba, perché tanto so benissimo che ti metteranno in mezzo, che ti diranno che sei contro questo, quello e quell'altro, e alla fine non avrai neanche l'occasione di esprimere un concetto, e quello è il problema. Guarda, sta succedendo adesso l'ultima puntata in ordine di tempo, è quella che sta riguardando un'amica anche del canale, che è l'ex ambasciatrice Elena Basile, che anche lei ovviamente è finita sulla graticola per aver osato dire tutta una serie di cose che secondo me sono semplicemente frutto di buon senso, solo che se qualcuno si degnasse di ascoltare quello che dice e di leggere quello che scrive, ne potremmo parlare. Siccome non la lasciano neanche parlare, a quel punto non so veramente. Poi magari le daranno ragione, come sempre avviene in questi casi, a distanza di tempo, dirà: ah, lo sa che aveva ragione, vabbè. Però l'approccio è sempre comunque sbagliato. Ecco, tornando al discorso del clima, così non divaghiamo troppo, io ricordo per esempio che quest'estate ci fu una persona, non mi ricordo neanche chi è stato, ma poco mi interessa se devo dirla tutta, che si mise a dire che secondo lui o secondo lei bisognava introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il crimine di negazionismo climatico. Non so se ti ricordi. Ecco, cioè, senti queste cose, il problema è che la gente se le dimentica, io invece purtroppo me le ricordo, e a quel punto dici, cioè, a parte che il termine negazione, ecco, a proposito di termini che sono stati stravolti nel loro significato, e mi chiedo se chi li usa li conosca, già il termine negazionista, forse farebbero bene in molti a mettersi un bel tappo prima di utilizzarlo, perché non sanno neanche cosa vuol dire, ma a prescindere da questo, cioè, anche fare uscite di questo genere, nella migliore delle ipotesi sono uscite molto, molto, molto discutibili, ecco, e sono anche generoso con questa parola, perché non si possono sentire queste cose. Guardati, visto che adesso mi hai insegnato come si fa, adesso ti cerco una cosa. Vuoi che ti dica? Allora, ti faccio vedere una foto, va bene? Questo è il Po, perché quest'estate si parlava del Po in secca, no? Ti ricordi? A un certo punto si è cominciato a parlare che c'era il Po in secca, non era mai stata tanto in secca il Po. Bene, questa è una cartolina che mi ha mandato un'amica. Questa è una cartolina che mi ha mandato un'amica del Po in secca. La foto è stata scattata a Piacenza, ma come vedete, come si vede qui in primo piano, questi qui sono carri con i cavalli, perché questo è il ponte sul Po, com'era nel 1906. Sì. Il livello del Po era più basso di quello che era quest'estate nel 1906. Però, siccome nessuno parlava di cambiamenti climatici, la cosa è passata così, era normale. Il Po era stato in piena, poi era andato in bassa. È vero che non si camminava, cioè che non c'era acqua nel Po, che non passavano i barconi, ma nessuno ci ha fatto caso più di tanto. Sì, va bene, è successo. Punto. No, ma quando rispondi, quando fai notare queste cose o dici, per esempio, come dicevo io prima, che l'estate del 2003, che io me la ricordo e c'ero, è stata di gran lunga più calda di quella, poi commentiamo le altre foto, ecco, infatti anche questa è fantastica. Quando fai presente queste cose ti dicono: ma un tempo era diverso, perché adesso ci sono tutta una serie di studi, che sono sempre quelli di cui bisognerebbe ogni tanto interrogarsi sull'origine, che dicono che in realtà le cose stanno diversamente, che le cose sono cambiate, non è più così, cioè,
È come quando si parlava a suo tempo della punturina magica che, cioè, se uno mette in fila, e c'è gente che lo ha fatto benissimo, aggiungo io anche alcuni amici che se ne sono occupati direttamente, quando ti dicevano una va bene, due va bene, tre va bene, quattro va bene, cinque va bene, non ti infetti, ah, si infetti, ma no, ma beh, ma poi, cioè, alla fine ragazzi, siete anche bravissimi, direi, a smentirvi da soli, non c'è neanche bisogno che lo faccia qualcun altro. Il problema è che la gente ha la memoria corta, forse è quello l'unico vero inghippo. Vediamo qualche altra foto, vai. Tanto, Ah, guarda, questa visto, qui, tanto abbiamo un bel campionario. guarda, Esiste questa è da una, ecco, Amazon Lewis, sì. questa qui è la successiva italiana, ansia da cambiamento climatico. No, ascolta, Allora, esiste questo davvero. Non ci credo. sì, esiste l'associazione italiana ansia da cambiamento climatico. Ti dirò di più, va bene? Esistono in Italia una serie, decine di migliaia di persone che non escono di casa per paura del clima e sono giovani. Quindi questi sono i seguaci della Gretina, va bene? Che sono stati distrutti. Questi non so come si potrà andare a recuperare queste persone. Questo è il grosso problema di queste cose sul clima. Che quando uno ci crede e alla fine i giovani sono molto malleabili, sono molto sensibili su queste cose, va bene? Si distruggono queste persone. Questa è la gravità del cambiamento climatico di quello che viene raccontato. Ti volevo far vedere adesso, non No, so prego, fai, se fai. temperature, le ultime, ecco, questi qui, guarda, questi sono alberi, vedi, i ghiacci alpini si stanno ritirando, non ci sono più i ghiacci alpini, che cosa succede? Che si scoprono i ghiacci alpini e si scopre che sotto i ghiacci ci sono i resti delle foreste dei ghiacci alpini. Cioè, i ghiacci alpini si sono formati su delle foreste preesistenti, che erano lì dal Medioevo, che poi sono state coperte dal ghiaccio e che per quei 500 anni nessuno ha più visto quegli alberi, quelle foreste, quei tronchi. Adesso si stanno rivedendo quei tronchi che esistevano già 500 anni fa, come erano 500, 600, 700 anni fa. Quindi il clima, questa è una dimostrazione semplicissima di come il clima cambi continuamente. E indipendentemente tutto questo dall'apporto dell'uomo, da quello che fa l'uomo. Guarda, l'ultimo spunto di riflessione che volevo offrire a questa nostra interessantissima chiacchierata di oggi è, anche lì si usa molto l'arma diciamo, un po' di un mix tra senso di colpa o comunque nobili fini, che poi, tanto nobili se scavi bene non sono mai, di dire che comunque, ok, il cambiamento climatico, però comunque, dice, chi è negazionista del cambiamento climatico non vuol bene all'ambiente, perché sembra che chi ne l'origine antropica, quantomeno esclusivamente antropica, del cosiddetto fenomeno dei cambiamenti climatici, ammesso che esistano, io nutro la scienza del dubbio, quindi dico che può darsi, non lo so, bisognerà vedere. Non ho tutte queste certezze che hanno i vari gossipari che sono oggi esperti di malattie infettive, domani di clima, dopodomani di guerra, per non parlare di quando parlano di calcio. Per fortuna di calcio non mi occupo, quindi non me ne frega niente. Però dico, al di là di tutte le mie battute infelicissime, quello che dico io, cioè fanno l'associazione tra negazionista del cambiamento climatico e chi vuole l'inquinamento. Quindi chi nega il cambiamento climatico è una persona che vuole l'inquinamento. Cioè c'è anche questa associazione, diciamo, distorta dei fatti. Ecco, anche questo viene presentato come dire: ah, siccome tu dici che si può inquinare liberamente, come dire, chi se ne, diciamo, come dire, l'operato dell'uomo non influisce sul cambiamento climatico, quindi tu stai dicendo che si può inquinare liberamente. Beh, anche questa è una costruzione quantomeno discutibile sotto il profilo della logica aristotelica, direi, che magari a molti sarà sconosciuta, immagino. Sì, allora, cosa possiamo dire? Ti faccio un esempio. Allora, io senz'altro non amo i gas di scarico. Manco Va io. bene? Ecco, io abitavo a Bologna e 2 anni fa sono venuto a abitare in Abruzzo perché qui l'aglia è molto migliore. Bene. Tanto per dare un'indicazione di come la penso e come mi comporto di conseguenza. Va bene? Però dobbiamo dire una cosa. Abbiamo presente il Sahara, quel grosso deserto che c'è nel nord dell'Africa. Vede, quando i romani, 2000 anni fa, arrivarono in Nord Africa, attraversavano quelle terre a cavallo.
cioè loro attraversavano quelle terre su cui loro, nelle loro raffigurazioni, ci scrivevano Hic sunt leones, cioè qui ci sono i leoni, perché quello che era il Sahara era una terra, una savana con l'erba alta, dove se c'erano i leoni c'erano le gazzelle, perché c'era l'erba e le gazzelle potevano mangiare l'erba. Cioè 2000 anni fa il Sahara era verde. 200 anni dopo, i romani, per attraversare le stesse terre, legavano alla pancia dei cavalli delle coperte di lana che bagnavano con l'acqua prima di partire, perché quelle terre si stavano desertificando. Ok? Ora, se noi diciamo che i cambiamenti climatici sono dovuti ai gas di scarico della mia panda, di conseguenza dobbiamo dire che il deserto del Sahara si è creato per i gas di scarico dei cavalli romani. E certo. Giusto? Oppure magari per le loro flatulenze, perché c'è anche... Sì, certo, i gas di scarico dei cavalli. Sai, che l'imperatore volesse l'ultimo modello di macchina o magari viaggiasse in elicottero ed era particolarmente inquinante. Mi ricorda quelli che sono contro l'inquinamento e poi vanno ai convegni contro l'inquinamento in aereo, che come noto è uno dei mezzi meno inquinanti che esistano, no? Qui ce ne sono pochi in aria. Guarda, ti faccio vedere una cosa sulla CO2 che devo avere da qualche parte, questa cartina qui. Bene. Allora, questa è la composizione, si vede? Sì. Bene, questa è la composizione dell'aria. Come si vede, il 78% è azoto. Poi abbiamo l'ossigeno un 20%, l'argon, eccetera, eccetera, tanti altri gas. In quest'angolino qui sopra si vede quel quadratino verde? Bene, quel quadratino verde è la CO2. No, un attimo, quel quadratino verde lì è fra gli altri gas. Il puntino bianco all'interno del quadratino verde è la CO2. Lo 0,6% di quella CO2 viene prodotta, si dice, dall'uomo. Ci siamo? Qual è l'unità di misura della CO2 nell'aria? Sono le ppm. Se tu guardi tutti i test che parlano della CO2, ti parlano delle ppm. Le ppm, secondo alcuni studi, che io non so come facciano a sapere quant'era la ppm, cioè quant'era la CO2 200 anni fa, visto che facciamo fatica a saperlo adesso. Comunque, ci dicono che negli ultimi 200 anni la CO2, le ppm di CO2 sono passate da 380 o 385 ppm a 410 o 420, dipende dalle zone. Quindi c'è stato questo aumento di 20 ppm, 30 ppm. Ma che cosa sono le ppm? Le ppm sono parti per milione. Figurati. Cioè, ho dato un'idea, parti per milione. Facciamo un esempio monetario, va bene? Se io ti do un milione e tu normalmente per ricevere un milione di euro, va bene, mi paghi 380 euro. Adesso io ti dico, invece di 380 euro, se vuoi un milione, me ne devi dare 420. Tu cosa fai? Batti il ciglio, ti preoccupi per questa differenza? No, perché 40 euro di differenza su un milione te ne strafotti. Va bene? Ecco, questa è la grande variazione delle ppm, che non è ancora stato dimostrato da tutti che sia di origine umana, prima cosa, e seconda cosa, che possa cambiare il clima. Quindi, di cosa stiamo parlando? Di fuffa, si dice a Bologna. Esatto, anche perché tra l'altro io l'ultima domanda che ti voglio fare è una domanda volutamente provocatoria da anticomplottista, e per lanciare una frecciatina ai complottisti che, anzi scusami, agli anticomplottisti che guarderanno questo video. Siccome vige in questo paese da un po' di tempo il principio che tu per parlare di un determinato argomento devi avere cognizione diretta dei fatti e o lauree, studi alle spalle, diciamo riguardo al primo aspetto, allora mi chiedo come fa uno storico che io stimo tantissimo, che considero uno dei più grandi comunicatori che esistono in questo paese, sto parlando del professor Alessandro Barbero, a parlare di Medioevo, perché per quanto il professore abbia un'età, so, importante, non credo che abbia 8 o 900 anni, quindi non c'era nel Medioevo, non capisco come fa a parlare. Ovviamente è una battuta, sia chiaro. In secondo luogo, anche il discorso delle lauree e quant'altro, mi verrebbe anche da dire, pure su questo aspetto, che allora
non posso, non lo so, neanche guardare in cielo e vedere se sta per piovere, perché non essendo un meteorologo non dovrei essere in grado di stabilire una cosa del genere. Cioè, però allo stesso tempo, anche qui torniamo a bomba, nel momento in cui a parlare, diciamo, in linea con una certa desiderata, con una certa narrazione, siano personaggi di... Per carità, il rispetto va dato a tutti, ma sulla cui preparazione mi potrei anche interrogare, nessuno ha niente da dire. Cioè, non dipende tanto dal tuo grado di preparazione, dal tuo titolo di studio, quello che è. Dipende dal fatto se tu dici le cose che vanno bene o se dici le cose che vanno male. Perché se dici le cose che vanno bene, puoi avere, con tutto il dovuto rispetto per gli analfabeti, puoi essere anche analfabeta e hai tutto il diritto di parlare. Se invece dici le cose che non vanno tanto bene, penso a quello che è capitato parlando di cambiamenti climatici con una personalità autorevole, quale il professor Franco Prodi, automaticamente lasciamo perdere quello che fu detto di Montagnier da alcuni esseri indegni che non mi rifiuto anche soltanto di nominare, a quel punto automaticamente il discorso cambia completamente. Cioè, anche questi aspetti io mi meraviglio che non vengano colti, perché una contestazione che immagino qualcuno farebbe a Galileo Ferraresi: ah, Galileo Ferraresi non è un esperto di meteorologia, non è un esperto di climatologia. Guardate che se Galileo Ferraresi, vi comunico una, questo lo dico io prima di te, se Galileo Ferraresi fosse un premio Nobel della meteorologia, non esiste, sto dicendo per dire, che avesse insegnato in tutte le più prestigiose università del pianeta Terra, che fosse andato su Marte, che avesse fatto un tipo di studio, avesse detto le cose che non andavano bene, automaticamente saresti diventato, aspetta, ti faccio la lista. Dunque, negazionista, rincoglionito, chi più ne ha più ne metta, non lo so, mi sbaglio. No, no, è correttissimo, 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 certo, così funziona, così va il mondo perché? Perché la comunicazione è controllata, perché la comunicazione, come diceva quel direttore di giornale, se noi siamo qui è Io mi si blocca lì. perché non abbiamo mai detto la verità. Quindi... Questa frase di questo convegno credo che resterà nella storia. Io ti ringrazio tantissimo, Galileo, è stata una chiacchierata molto interessante. Ah, ecco, non dimenticare la cosa più importante: se volesse chi ci ascolta, se volesse acquistare il tuo libro, dove lo trovo e anche in quali formati è disponibile? Ah, guarda, lo trova dappertutto praticamente, cioè da Amazon alla libreria sotto casa. Il libro è questo. Il libro è questo, non so se si vede. Va bene. Sì, la paura del clima. C'è la paura del clima, sì, dove si vede l'unica vera prova scientifica del fatto che il clima sta cambiando, come si vede da questo paio, da questa fila di paia di mutande che negli ultimi 50 anni sono decisamente rimpicciolite. L'unica prova scientifica inoppugnabile che il clima sta cambiando. Perfettissimo, una scelta azzeccata. Ah, dimenticavo, esiste anche il formato elettronico del libro o c'è solo in cartaceo? Solo in Solo in cartaceo. cartaceo, va benissimo, perfetto, che io amo molto il cartaceo. Allora, grazie Galileo, noi ci rivediamo Grazie a te. prestissimo per parlare, dicevo, di un altro libro, poi sarà un'occasione naturalmente per parlare anche degli altri, ma vi invito assolutamente a seguire anche la nostra prossima chiacchierata perché parleremo, lo abbiamo già anticipato, di debiti, non debiti, diciamo, delle persone, debiti degli stati, parametri economici, perché tu hai scritto questo libro efficacissimo, Rimetti i nostri debiti, che continua a E dire, gli non ha interessi. interessi, esatto, sul quale, guarda, avremo molto da dire anche in quell'occasione, non ho dubbi. Grazie davvero, Galileo. Grazie a tutti, grazie a te Paolo. Ciao ciao. Grazie e buona serata a tutti, a presto.